Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un C5, adesso vediamo la bontà del sensore GPS. Come potete apprezzare, dice in pratica che siamo fermi, adesso cominciamo a muoverci. Come potete apprezzare, l'aggiornamento della mappa sta già avvenendo. Fra 130 metri, svoltare a sinistra su via Solferino. I comandi vocali funzionano. Ricordo che per una dimostrazione completa di Ovimappe, in questo caso installata appunto su C5, vi rimando a un paio di video già realizzati e già pubblicati in merito appunto alla navigazione sia in auto che a piedi di questo software di navigazione. Adesso faremo una breve demo che durerà non molto, diciamo la faremo stare sui 6 minuti, giusto così per mostrare un attimino la bontà del sensore di navigazione integrato appunto in questo C5, senza però andare a esplorare eccessivamente una navigazione completa. Giusto insomma per non pubblicare un video simile a quello già online. Come potete apprezzare, la cartina è stata aggiornata, vedete la posizione sulla piantina stessa è diciamo aggiornata a quella nostra attuale. Continuiamo la nostra navigazione. Ha raggiunto la sua destinazione. Vedete, adesso abbiamo appunto imboccato la nuova strada e la cartina è stata aggiornata. Il sensore GPS quindi è preciso, sensibile e buona cosa. A questo punto quindi il Nokia C5 può essere tranquillamente considerato come utilizzabile per la navigazione stradale. Noi abbiamo realizzato questa demo a piedi, in ogni caso per un test diciamo più approfondito vi rimando alla visione di quel paio di filmati che abbiamo già pubblicato, che abbiamo già realizzato e soprattutto decisamente più corposi di questa breve demo sulla sensibilità del sensore interno. Nokia C5 quindi è un buon compagno, ricordo appunto Ovimappe, vi potete tirar giù le mappe, in questo caso noi abbiamo utilizzato la lingua italiana e la mappa italiana e ve le tirate giù completamente gratis utilizzando Nokia Ovi Suite, l'applicazione ufficiale. Un saluto, a presto, mi raccomando seguiteci attraverso il sito web formobiles.info e già che ci siete iscrivetevi anche al canale TV, così da rimanere sempre comodamente e perfettamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Un saluto, a presto, da Giuseppe Ragozzino.